Ciao a tutti quelli che stanno guardando. Siamo alla diciottesima puntata di Resident Evil 7 e siamo appena riusciti a uscire dal fienile, quello che io chiamavo granaio. Qua c'è qualcosa da raccogliere, integratori, ottimo. Siamo arrivati qua dopo il grassone, il mostro grasso gigantesco, belli, belli, direi abbastanza feriti, ecco. Noi siamo il prossimo. 1408 praticamente. Praticamente 1408 cosa potrà significare? Moneta antica, ma avete rotto il cazzo con, sinceramente, con queste monete antiche che non ho ancora capito a cosa servono. Io direi comunque qua di schisciare. Ecco, schisciamo Stairs. Stairs siamo giù di qua. Bene. E dove siamo? 1408. Ho capito dove siamo. Non me lo ricordo benissimo. Sì, siamo praticamente all'entrata. Da qua eravamo arrivati e c'era sta maledetta cosa. Ok. Allora, buttiamo giù la moneta antica che non serve una mazza fritta. E basta. Vediamo se abbiamo dell'erba in giro. Ma cioè, tipo, queste casse scorte non si possono buttare via, no? Vabbè. Erba, meno male. Erba, erba, una sola. Combustibile, braccio. Ne abbiamo una sola, però possiamo usare un fluido chimico con l'erba fritta. Perfetto. E adesso ci si può curare. Ok, sempre meglio che niente. Purtroppo qua vedo che non c'è un cazzo di salvataggio, però vabbè, fa niente. 1408. 1400. Oh, bella lì, bella lì. Abbiamo aperto la porta. Non è che ci fa qualche scherzo, no? Amico, questo è un test, quindi non barare. Oh, Quella roba pezzo che di merda. trasporti, liberatene. Quale roba? Quella roba che trasporti, liberatene. Ma non capisco di che cosa intendi. Che cosa intendi? Intenderà le armi? Proviamo a buttare giù queste, tanto non abbiamo munizioni. Sicuramente le armi. Quella roba che trasporti, liberatene. Perché sei un pezzo di merda, ci scommettiamo che sono le armi. Vediamo se il coltello me lo fa tenere. Quella roba che trasporti, liberatene. Scommettiamo che se metto giù anche il coltello mi fa passare. Quella roba che trasporti, liberatene. Cioè, devo liberarmi di tutto ciò che trasporto? Proviamo. Sì, si è aperta. Dovevo liberarmi di tutto quello che avevo in tasca. Che pezzo di merda. Oh, pezzo di merda. Pezzo di merda. Tu morirai male. Morirai veramente male. Te lo dico io, te lo assicuro. Te lo scrivo, guarda. E firmo. Ok. Vediamo. Candela. Stessa storia dell'altra puntata, di qualche puntata fa. E adesso vi dico quale. Il buon compleanno. Buon compleanno, la puntata 14. Ok, vediamo. Palloncini, non è cambiato molto dal buon compleanno. Qua c'era dentro la merda e noi avevamo raccolto delle robe. Qua c'era il manichino quello stronzo, ok. Qui niente gas, palloncini. Qua c'era il gas che poi ci dava. Ancora c'è il gas che ci dava, facendo esplodere il palloncino. Oh, che è? Si è incastrato. Che cazzo è? Cos'è successo?
Cosa è successo? Perché sei incastrato così a cazzo? Ah, ok. Sì. Happy fucking Allora, cosa ne dici birthday. se facciamo un bel gioco? Devi Ma solo accendere la candela e metterla sulla torta. sì. Baciami il culo. Ethan, le parolacce no. Ci sono bambini nell'edificio. Da qualche parte. Credo. Non sono più sicuro. Grandissimo pezzo di merda. L'avevamo già fatto questo gioco del cacchio. Ok, rifacciamolo. Però adesso sappiamo cosa succede. Dai. La Madonna, che fiammata. Sì, la candela è l'unica cosa che abbiamo. Ok, la valvolina, stessa roba praticamente. F, la candela, esatto. Palloncini, lo sapevo. Bam 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 bam. Qui la parola com'è che era? Cazzo, non me la ricordo. Loser, loser. Perdente. Conferma. Bella, infatti. Qui non c'era niente. No, coglione, l'abbiamo già trovata la manopolina, guarda. Solo che stavolta non ci fotti. Questa non si può prendere, no. E qui invece era, se non sbaglio, era uccellaccio. Morte. No, fiore. No, cos'è che era che non me lo ricordo? Bisognava trovare comunque gli elementi, però chi se ne frega, in certo punto non mi interessa. Ce l'abbiamo già la manovella, quindi mettiamola subito. Adesso in teoria dovrebbe, nel momento che mettiamo la candelina sulla torta, in teoria dovrebbe esplodere tutto, cadere dei barili esplosivi da qua e fare un casino della Madonna e chiudersi la porta. Vediamo, vediamo che succede. Sì, la candelina, è l'unica cosa che puoi fare, la candelina. Dai, non aprirmi l'inventario di continuo. Visto? Visto? Non ci si può muovere, perché ovviamente non ci si può muovere. Ok, esplode la torta come nell'episodio del buon compleanno. Ok. Figlio Qua di si chiude. puttana! Saresti dovuto E morire! invece è un cazzo. Vediamo un po' che cosa ci devo fare con questa cosa. Bomba a tempo, esatto. E te la butto là. Dove la devo mettere? Cosa ci devo fare? Ah, qua. Mi sa che qua ci crepiamo, prima di finire. No, invece no. Alla! Doveva essere per te, E dannazione! invece no, coglione. Coglione, coglione. Ok, adesso qua è un bel casino. Dove andiamo? Di qua. Dai, dimmi che c'è un salvataggio. Ottimo, va bene. Allora, mappa area dei test. Grande. Vediamo la mappa. Allora, siamo alla stanza di controllo, che è la safe zone. Stanza feste, penso che sia dove c'è la cosa, come si chiama?
dove c'era la torta. Qui di qua siamo entrati, esatto, no, la torta era qua da queste parti, va bene. Qui c'è un altro salvataggio, giardino, il giardino, il giardino, il giardino, dispensa, cucina, sala da pranzo, garage. Ah, ok, questa è la casa. Bello, bello, bello. E la roulotte. Ok, la roulotte. Stanza di controllo. Stanza scorta. Area di riposo. Bene, 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 bene. Abbiamo una nuova mappa. Ottimo. Testa. No, dai, abbiamo trovato la testa. Bella. Prendiamo la testa. Non assomiglia tanto a una testa, però. Ok, testa serie D. Finalmente. Finalmente sì. Qua cosa ci dice? Mia. Mia. Mia! È ancora viva. Tu chi sei? Dove siete? Siamo proprio oltre il molo, fuori da quella stanza. Veloce. Ma davvero? Bene, bene. Ethan. Ma che cazzo vuoi tu? Sei morto. No. E ti vengo a Ah, fare il che culo. momento. Non ancora. Che fortuna. Senti, a meno che non nasconda un asso nella manica, ti consiglio. Ti svelerei tutto, Ethan. Ma odio rovinarmi il finale. Stronzo. Vengo io a farti il chiurlo. Ok. Penso che da qua ci possiamo riprendere tutto. Esatto. Allora, munizioni potenziate, direi. Scusate, sto anche mangiando. Chiave corvo, chiave serpente. Non mi ricordo che chiavi potevano servire. Per adesso le lasciamo giù. Kit riparazioni, lanciagranate. Prendiamo il lanciagranate. No, anzi, prendiamo invece del lanciagranate. Prendiamo il, vabbè, il fucile, ovviamente. Munizioni pistola. La pistola G17, i grimaldelli, lanciagranate no, la chiave del serpente no, perché tanto non penso che ci serva, polvere da sparo la prendiamo, il braccio serie D e mettiamo al posto questo, ok, la pistola, il fucile, direi di prendere anche, se riuscissi a trovare il bruciatore, eccolo qua. Perfetto. E il combustibile. Poi il combustibile solido, prendiamo. Eccolo qua. Bene. No, allora. Mettiamo questo qua. Ok. Ci manca solo un'arma, che è il coltello. Indispensabile. Eccolo qua, coltello. Bella. Fatto, risolto. Abbiamo tutto. Munizioni potenziate. Bene, abbiamo tutto, ragazzi. Possiamo ripartire. Salviamo. E direi che ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie per la visione. Ricordatevi di spolliciare e commentare se avete dei consigli da darmi, robe varie per quanto riguarda il gioco. O comunque almeno iscrivetevi al canale. Dai, su, fatemi questo. Questa, datemi questa gioia. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.